Ciao Dani in cucina, ciao uomini in cucina. Sono mancata un po' perché ho avuto un po' di cose da fare, ma oggi avevo intenzione di fare una ricetta, diciamo un po' salva frigo, nel senso che magari abbiamo degli spinaci nel congelatore oppure anche freschi, un po' di ricotta, un po' di avanzi di salumi, dell'ultimo dell'anno, un po' di formaggi. Allora volevo farvi vedere come possiamo fare una crostata salata con il bimbi con ricotta e spinaci. Ok? Quindi andremo a fare direttamente l'impasto per la crostata. Andiamo sulla nostra piattaforma Cookidoo e cerchiamo crostata salata di spinaci. Quindi andiamo a iniziare a cucinare e ci dice di mettere nel boccale 300 grammi di farina. Mettiamo la tara. 300 grammi di farina tipo 00 o 0, quella che avete, insomma. Quindi io andrò a mettere i miei 300 grammi di farina che già avevo pesato precedentemente. Poi andiamo avanti. Ci dice di mettere 100 grammi di acqua. Ok. Poi ci dice di mettere 100 grammi di olio di semi di mais. Ok. Poi 10 grammi di sale. Andiamo a prendere il nostro sale e andiamo a mettere i nostri 10 grammi. Di più, ok, 10 grammi di sale, poi due cucchiaini di lievito istantaneo per torte salate. Io uso questo di pane angelo, torte salate e piadine, quindi due cucchiaini. Andiamo a prendere i nostri due cucchiaini. Ok, adesso posizioniamo il coperchio con il nostro misurino e dobbiamo impastare per 2 minuti a funzione spiga, che metterà lui in automatico. E, ho deciso di fare questa ricetta perché comunque mi piacciono molto le torte salate e avevo un po' di cose nel frigo e allora ho deciso di fare questa torta salata. E con il nostro bimbi possiamo fare qualsiasi base di pasta, pasta brisée, pasta sfoglia, pasta per crostate, per tutto, quindi senza andare magari a spendere soldi a comprare le basi già pronte, comunque sono piene di conservanti, quindi andremo a farla direttamente con il bimbi, anche perché ci vuole veramente poco. Allora, il nostro bimbi ha terminato di impastare la nostra base. Quindi noi andiamo avanti, ci dice di trasferire l'impasto su un piano di lavoro. Allora vorrei farvi vedere che l'impasto è venuto, non è venuto come quello della pizza, ma è venuto come quello delle crostate, comunque un po' sgranato, perché saremo noi che dovremo compattare la massa, diciamo. Il nostro boccale risulterà pulito, quindi andremo a vedere quello che ci dice: compattare l'impasto con le mani sino ad avere un panetto liscio e omogeneo. Quindi andiamo a compattare un po' il nostro panetto. Ok. E adesso ci dice di avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e tenere da parte. Quindi andrò a impellicolare il mio panetto. E
lo lascerò riposare. Adesso andiamo avanti. Cale, però considerato che comunque sia non ha fatto tanto sporco, basta strofinarlo un po' con un po' di carta, perché il boccale è perfettamente pulito. Ok, quindi ci dice di mettere 50 grammi di fondina a pezzi. Allora, dato che io non amo la fondina fusa, metterò del parmigiano tagliato, frullandolo grossolanamente. Quindi metto del parmigiano. Qua mi dice di andare avanti, posizionare il misurino e frullarlo per 5 secondi alla velocità 7. Ok, trasferire in una ciotola e tenere da parte. Quindi andiamo a trasferire da parte il nostro, vedete, ha grattato grossolanamente, quindi andrò a rimettere nella ciotola il mio parmigiano. Ok, poi andiamo avanti. Mi dice di mettere 150 grammi di salame tipo Milano a pezzi 2 cm. Io avevo del salame avanzato durante le feste, un po' di ciauscolo, un po' di salame nostrano, quindi metterò questo. Ok, posizionare il misurino e tritare per 5 secondi alla velocità 7. E trasferire in una ciotola mettendo da parte sempre. Quindi andrò a riprendere il mio ciotolino e trasferirò il mio salame tagliato a pezzettini, frullato. Potrete anche mettere della mortadella, del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, qualsiasi avanzo che magari avete nel frigo e non volete buttare, o che comunque magari sia un po' fatto un po' nero che avrebbe bisogno di essere cotto e non mangiato crudo. Quindi andiamo a rimettere il nostro boccale. Ci dice di mettere 300 grammi di spinaci freschi lessati e ben strizzati. Io già li avevo cotti con un po' di burro e saltati, quindi andrò a mettere i miei 300 grammi di spinaci. Poi 150 grammi di ricotta fresca, poi ci dice di mettere 50 grammi di panna fresca al 30% di grassi. Io uso quella fresca del banco frigo, quindi va benissimo. Un uovo, posizioniamo il misurino e ci farà amalgamare tutto a velocità 6 per 10 secondi. Adesso dovremo riunire con la spatola sul fondo i nostri ingredienti. Ok, vedete? È venuto un impasto verdino.
Poi ci dice di aggiungere il salame tritato. E noi aggiungiamo il salame tritato. Posizionare il misurino e amalgamare alla velocità 3 per 10 secondi. Poi ci dice di disporre un foglio di carta forno sul piano di lavoro. Adesso andiamo a prendere il nostro impasto. Vedere se va bene, ma a noi va più che bene. Quindi ok, adesso ci dice di lavorare la nostra pasta. Ci dice di disporre un foglio di carta forno sul piano di lavoro. Andiamo a prendere la carta forno. Allora, abbiamo preso un foglio di carta forno. Prenderemo 2/3 della nostra massa per la crostata salata, quindi prenderemo 2/3, un terzo lo lasciamo in stand-by, quindi faremo un calcolo mentale o volete pesarla, è uguale, comunque la dividete in 3 e prendete i 2/3. Quindi ci dice di stendere la pasta con un mattarello, mantenendo la carta forno con il mattarello, ecco il mio mattarello, quindi stenderò la mia massa della crostata sulla carta forno. Adesso, mantenendo la carta forno, andremo a mettere, trasferiremo la nostra pasta stesa all'interno di una tortiera con un fondo apribile di 26 cm. Io non ce l'ho apribile di 26 cm, la metterò nella mia tortiera, però dato che devo prendere le misure la devo allargare un po' di più perché è un po' più piccola la pasta. Quindi vado ad allargare un po' di più la mia base in modo che così andrà precisa la mia tortiera. Anzi, io ho un testo, non è una tortiera. Ok, adesso fatta la base, andrò a tagliare quello che mi avanza della carta forno e andrò a sistemare la mia base, facendo comunque un po' di bordo, tirando su un po' di bordo adesso mi dice di versare il ripieno nella tortiera, quindi andiamo a prendere il ripieno e a metterlo nella nostra tortiera.
Ok. Adesso ci dice di stendere il resto della pasta. Quindi stenderemo il resto della pasta che abbiamo lasciato da parte e faremo delle strisce da mettere sopra la nostra crostata. Adesso ci tagliamo delle strisce, allora leviamo magari il pezzo un po' più andiamo a fare delle strisce per addobbare la nostra crostata. Ok? Quindi prendiamo la nostra crostata. Facciamo delle strisce che secondo me, perché ho preso male un po' le misure, si possono allungare anche, quindi andrò a tagliarle, ma poi voi vi regolerete in base alla vostra, al vostro testo. Quindi fate tutte le strisce possiamo farle così, possiamo metterle una in un modo, una in un altro, nessuno ci impone il modo come vogliamo fare le strisce, insomma. Ok, adesso abbiamo fatto le strisce alla nostra crostata, andremo un po' a piegare i bordi sopra in modo da chiudere bene anche le strisce. Ok, allora il mio testo è più grande di 26 cm, quindi mi è venuta un po' non perfetta, ma sicuramente voi avrete un testo da 26 cm e la vostra verrà perfetta. Io avevo questo e ho usato questo, però potreste anche farla quadrata, farla rettangolare, potete gestire la pasta in base allo stampo che avete. Ok? Ovviamente, dopo aver fatto le strisce, andiamo a mettere il nostro parmigiano sopra che abbiamo grattato precedentemente. Chi ha grattato la fontina la può mettere dentro. Io ho grattato il parmigiano, quindi andrò a metterlo sopra la mia crostata perché mi piace quella crosta di parmigiano, la crosta che fa il parmigiano dopo la cottura. Quindi andremo a mettere nostro parmigiano e andremo a metterla in forno, ok? A 180 gradi per 30-40 minuti. Allora, la nostra crostata è pronta, crostata ricotta e spinaci. Andiamo a tagliare un pezzettino. Ha una buona friabilità proprio come una crostata, vedete? E andrò ad assaggiarla per voi.
molto molto buona, croccante. Quindi, donne in cucina, uomini in cucina, seguitemi per altre ricette. E io mi gusterò questa bella crostata ricotta e spinaci fatta con il mio bimbi, compresa la massa della crostata, molto molto croccante. Ciao!